Si tratta di 5 milioni di persone distribuite in tutta Italia. La Regione Lombardia non ne ha poche, ne ha parecchie di persone che hanno bisogno, che attualmente erano, diciamo così, escluse dagli strumenti, dagli ammortizzatori sociali previsti da chi ci ha preceduto. E quindi stiate veramente tranquilli che viene distribuito in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio nazionale, anche su Milano, che dovrebbe essere la città senza problemi. Anche a Milano molte persone beneficeranno del reddito di cittadinanza. Però i numeri non ci sono ancora. I numeri sì, ci sono, a breve usciranno, comunque ovviamente siate tranquilli. E da che punto di, in che modo sarà sostenibile invece per il bilancio dello Stato un provvedimento che apparentemente è solo di spesa? No, non è. Allora, innanzitutto vorrei ricordare questo, che non è una misura assistenziale. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a fare in modo che tutte le persone trovino un lavoro, e questo verrà fatto non solo attraverso il centro per l'impiego, ma attraverso strutture informatizzate molto efficaci che riusciranno veramente a fare il possibile per trovare un impiego per queste persone. E attualmente abbiamo previsto quanto si spenderà per il reddito di cittadinanza: poco più di 5 miliardi per quest'anno, poco di più di 6 l'anno prossimo, 7 miliardi a regime nel 2020. Sono risorse che siamo riusciti a trovare nel bilancio dello Stato anche attraverso l'indebitamento, che comunque però ci permettono di dare delle risposte complete e concrete a 5 milioni di persone che attualmente vivevano al di sotto della soglia del rischio di povertà, e secondo me è una cosa molto importante. Quindi diciamo puntate sull'aumento dei consumi? Si punta anche su quello, nel senso che adesso avremo praticamente 5 miliardi in più che verranno utilizzati per spesa di consumi. Erano soldi che comunque venivano spese, perché probabilmente queste persone avevano comunque altri aiuti, e mi riferisco sostanzialmente all'aiuto parentale o cose di questo genere. Però sicuramente sono 5 miliardi in più che da una parte o dall'altra verranno spese, e quindi sicuramente riusciranno a incrementare il nostro famoso PIL, che attualmente appunto sappiamo che ha qualche difficoltà. Sono soldi che verranno sicuramente spesi. Visto il funzionamento della macchina, che è molto complessa e molto stringente, il 6 marzo esattamente che cosa succederà? Le persone andranno alle poste, ma con un sacco di richieste fondamentalmente. Beh, ci saranno sì dei moduli da compilare, adesso non so se sono già uscite le bozze di questo modulo, le poste ci daranno questa gran mano ad accogliere queste domande, però le domande potranno essere depositate anche presso i CAF oppure compilate in modo autonomo e in modo telematico, quindi anche da casa. Quindi insomma le poste ci daranno una gran mano, però ci sono anche altri canali per poter presentare la domanda. Senta, lei ha spiegato che il decreto potrà e dovrà essere migliorato in Parlamento, nel dibattito parlamentare. Quali modifiche intende portare il Movimento 5 Stelle? Ma diciamo che per il Movimento 5 Stelle questo provvedimento va già bene così. Sarà poi il dibattito parlamentare, ma soprattutto la fase riferita alle audizioni, dove si ascolteranno comunque i portatori di interesse a capire quali sono le parti che potranno essere migliorate. Comunque diciamo che c'è proprio il dibattito parlamentare, serve proprio a quello. Ma secondo lei quale parte potrebbe essere migliorata? Nel senso, durante la discussione anche oggi è emerso il problema delle persone magari già cinquantenni che saranno del reddito di cittadinanza perché magari hanno altri redditi o comunque che comunque non lavorano. Ecco, su queste persone che vedranno la concorrenza di persone che godranno di incentivi per l'assunzione, ebbene dobbiamo porci il problema, riuscire a capire che cosa si può fare per queste persone in difficoltà e che comunque saranno escluse dal reddito di cittadinanza. Le pene per i furbetti, diciamo, abbiamo visto che sono molto stringenti, ma i controlli come verranno fatti? Perché alla fine è quello il nodo della questione. Potranno essere fatte delle convenzioni dirette tra il Ministero dell'Economia e Finanze e Guardia di Finanza per riuscire a monitorare bene il rischio di che vengano commessi abusi. Quindi noi puntiamo molto sui controlli che verranno effettuati, non solo attraverso la piattaforma informatica che servirà proprio a incrociare i dati reddituali, da dire scolastici, sanitari, tutte le persone, ma serve veramente un controllo sul territorio, e può essere svolto veramente dalla Guardia di Finanza.